Buongiorno ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono letteralmente appena svegliata, cioè sono le 8:30. Quindi direi che per prima cosa mi devo pettinare il capello ribelle qua e dargli una sistemata che ogni volta sembra che ho fatto la lotta. E poi ovviamente oggi nuovo vlog, sicuramente avrete letto dal titolo che cosa andremo a fare oggi. Infatti oggi è un piercing day. L'altra volta sono andata a fare questi. Datemi tempo di alzarmi e mentre faccio colazione vi spiego due cose. Allora, sì, sto ancora facendo la dieta chetogenica. Questa in realtà è la quarta settimana. Sto iniziando ad apprezzare lo yogurt. Così, bianco, solo con le noci. Anche se questa settimana è dura perché mi è anche venuto il ciclo, quindi mi mangerei tipo un camion di roba praticamente, però in realtà è una cosa tutta mentale. Stamattina devo andare a fare dei piercing, mi sono svegliata così presto in realtà perché l'appuntamento è alle 10:30 e la ragazza da cui vado a farli sta leggermente lontano, poco prima di dove mi alleno col personal trainer e stasera devo anche riandarci, quindi farò la strada due volte oggi, ma vabbè. Tutto è partito quando vi ho chiesto su Instagram se conoscevate un posto dove appunto andare a fare i piercing perché volevo fare il date, che sarebbe questo qui all'interno. Molti mi hanno consigliato questa ragazza, sono andata bravissima, cioè ragazzi, ma proprio. Sapete che vuol dire bravissimo. Quindi l'altra volta appunto sono andata e ho fatto questo, quindi il date, l'helix e il terzo buco, questo qui col cerchietto. Stavolta ho detto devo fare questo orecchio perché, cioè, guardate questo quanto è spoglio e questo quanto è più, no? Decorato. E quindi vedrete stavolta che piercing voglio fare. Vi dico solo che sono sempre tre. Contate che io di solito ho sempre avuto problemi con i buchi, infatti se vi ricordate io avevo il terzo buco anche di qua, l'helix anche di qua, ho dovuto togliere tutto perché avendoli fatti tutti con la pistola non era cosa. Invece raga, l'ago, cioè l'ago e la svolta vanno fatti con l'ago, infatti, cioè io ho sempre avuto problemi fatti con l'ago o zero di zero, che vi devo dire. Anche l'helix, che paradossalmente tutti dicono non guarisce mai, ti fa sempre male. Cioè sì, quando ci prendo qualche botta, insomma, ancora un po' mi dà da vedere le stelle, però quando ci prendo qualche botta, quindi è normale. Poi tra l'altro, vedete, lei li fa e mette direttamente questo gioiellino qua che ho scelto io, tipo questo qui del date è in oro, quindi l'ho pagato di più, però ho detto quello sarà sempre là, quindi cioè mettiamone uno figo, basta, ok, una volta pazzia e basta. Questo qui invece appunto questi diamantini, vabbè questo è il cerchiettino viola, quindi mi piaceva, l'ho messo. E andiamo a fare sta cosa, in teoria dovrebbe farmi riprendere là dentro, però ovviamente glielo chiederò nel caso non si potrà. Pazienza, li vedrete una volta realizzati. Allora, sono leggermente in ritardo, quindi vi faccio vedere l'outfit veloce. Ovviamente vestitino nero, i capelli li ho legati un po' qua dietro e li ho messi così, anellini soliti. E poi ho messo questi stivali alti qui. Sono arrivata addirittura in tempo perché ho l'appuntamento alle 10:30, sono le 22. Quindi con l'occasione metto al volante questo che è il mio nuovo coprivolante che ho preso da AliExpress. Mi chiedete sempre dove li prendo questi qua, sono tutti di AliExpress, vedete? Cioè sono in silicone universale e via. Però come vedete questo oltre che essere sporco, nonostante io lo pulisca sempre, si è, vedete, anche un po' consumatino, qua è un po' più liscio. Quindi è giunto il momento di un cambio e di prendere uno dei miei colori preferiti e metterlo insieme a un altro dei miei colori preferiti. Tra l'altro, quanto mi fa strano vederla così la macchina senza il coprivolante, perché io da che l'ho presa l'ho sempre messo. Molto carino, ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. Allora, siamo nello studio con Perla, eccola, che sta iniziando tutti i suoi processi. Adesso vi facciamo vedere qualcosina, visto che abbiamo già deciso cosa fare, come cambiare tutto quanto. Allora, questi sono due dei gioiellini. Poi vi facciamo vedere
Dove li mettiamo? Qual era il primo passaggio? Sterilizzarli? Sì, prima anodizziamo il gioiellino per il look, lo facciamo viola. Poi questo qui lo mettiamo su quello che hai, con gli Swarovski originali. Zampina sul nuovo concio, vediamo se riesco a farla vedere. Piccolina. Lo facciamo vedere direttamente e su. E questo anodizzato ci mettiamo un bello zircone bianco che brilla tantissimo. Ah, era quello viola, sì. Viola dovrebbe essere il melanzana, se non sbaglio, che abbiamo fatto, sì. Sì, adesso vi faccio vedere questa cosa che è fighissima. No, se si è avvita, no, abbiamo il bello della diretta. Facciamo 18 melanzana. Vedi come cambia colore, si vede? C'è anche un pelino più scuro, sai? Un po' più viola. Eccolo. Allora, abbiamo un attimo tolto questa helix perché mettiamo il gioiellino nuovo che ho preso, che è viola, almeno alterniamo, e poi di qua mettiamo l'altro che avevo qui. Questo è il nuovo gioiellino, quello sul viola. Che cos'è? Questo che sono Swarovski. Swarovski originali, garanzia di vita. Carino. E adesso facciamo i segni per questi nuovi helix, conch e oddio, come si chiama quello sopra? Il rook. Ok, questo qua è il rook. Almeno potrò mettermi le cuffiette, non quest'altro che... Dannazione, guardate. Ma stressa. Ultimamente ho trovato il modo per incastrarlo. E niente, iniziamo. Però se vuoi magari metto il telefono, così te lo faccio come l'altra volta e poi te lo guardi e vedi, magari pubblichi quello che ti va di fare. Allora, eccoci. Quindi abbiamo da questa parte questi... Mi ha pulito un po' gli altri che ha fatto l'altra volta. E di qua questi. Ve li faccio vedere bene. Spero si veda qualcosa perché io non mi vedo niente. Ora, in teoria dovrei passare a prendere il sapone neutro per lavare i piercing nuovi. Quindi vado a prendere quello. La soluzione fisiologica già ce l'ho. Poi magari a casa vi spiego bene cosa mi ha detto di fare. Tra l'altro il nome della ragazza che me li ha fatti lo trovate su Instagram. E quindi se andate sul mio account c'è proprio la cartella in evidenza piercing, quindi si sì, trovate tutto quanto. Adesso torno a casa, e anche perché si è fatto quasi mezzogiorno. Allora, tornata a casa, ho pranzato, sono quasi le due, sto mettendo il ghiaccio sul rook. Mi ha detto che è il piercing che tende a gonfiarsi di più, quindi di fare questa cosa 3 volte al giorno, un quarto d'ora, e quindi lo sto tenendo sulla zona incriminata qua con il timer, perché non sia mai che facciamo le cose e non teniamo il tempo è la costante della mia vita. Nel mentre sto esportando delle clip sul PC, perché ieri mi sono girata un tutorial e un video per YouTube, probabilmente vedrete prima di questo. Non so se ve l'avevo detto, ma questo sarà una sorta di weekly vlog di questa settimana, anche se oggi è martedì, ma ieri insomma non è che vi siete persi granché, anzi. Però sono andata al cinema a vedere Dune e sono rimasta alquanto perplessa, quindi probabilmente è stato meglio che non vi siate subiti tutto il mio pippone esistenziale su Dune, perché non ci ho capito una mazza. Come riassumere questo film? Ci ho capito una mazza. Niente, detto ciò, quindi adesso mi metto un po' a lavorare al PC, dopo appunto mi disinfetto un po' qua. Buongiorno, oggi è venerdì 24, sono le 9:30, mi sono appena svegliata. Ieri sono andata a dormire alle 3, quindi è tutto meraviglioso, vedo il mondo con occhi differenti proprio. Ieri non vi ho ripreso nulla perché sostanzialmente sono stata a casa, ho finito di lavorare a dei video e ho rimesso in vendita i Funko Pop su Vinted, perché Vinted me li aveva eliminati, non so per quale motivo, quindi ho dovuto rimetterli tutti. In realtà è tutto molto meraviglioso perché è uscita la canzone dei Coldplay col BTS My Universe, la devo ancora ascoltare, ma voglio andare giù a fare colazione mentre l'ascolto. Voi vi siete svegliati? Eh? Ma c'è anche la Wendix. Andiamo a fare la pappa? Andiamo a fare la pappa? Scusate la ripresa per storto, ma era l'unico modo per incastrarvi nello Scottex che sto utilizzando. Facciamo la reaction alla clip di My Universe, sperando che non mi blocchino il video per copyright. Magari la metto tipo velocizzata o un pezzettino, poi vi dico. Ecco qui.
questo per le vestite di Coldplay, eh. Bobby? Sei ok ragazzi, quindi questa era My Universe. Ora vabbè, ovviamente passerò tutto il giorno ad ascoltarla, ad impararla. Anche se il ritornello, cioè, vi entra proprio in testa, quindi è molto 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 orecchiabile. Si distinguono tutti benissimo, quindi ci sta. Sì, ovviamente già l'ho scaricata anche su Apple Music, perché giustamente, insomma, lo paghiamo, usiamolo. Niente, detto ciò, io finisco di fare la mia colazione e poi... diciamo highlight della giornata, lavare i capelli, che sapete, da quando ho messo le extension li ho lavati solo una volta, sabato scorso, quindi è già passata quasi una settimana, visto che domenica ho una cerimonia, un battesimo, li lavo prima, perché l'altro giorno, quando li ho lavati il giorno stesso della cerimonia, un casino, cioè i capelli un casino, quindi meglio fare prima. Questi sono i capelli prima di lavarli, ovviamente sono sporchissimi qua davanti perché spostando sempre la frangettina, cioè guardate che ha cambiato proprio di colore. Vado in doccia a fare shampoo, balsamo, dopodiché appena esco vi faccio vedere tutto il resto dei passaggi. Sono appena uscita dalla doccia, mi sono fatta la skincare e quindi sono pronta con i capelli. Avendo ancora dietro tutte le barrette lunghe, non so se si vede, mi si incastravano in continuazione i capelli, quindi ogni volta... piano, piano, piano. E poi passiamo ai capelli. Qua si vedono gli anellini della fascia cucita. Ma ora diciamo che vediamo che ore sono. Sono le 11.43, 44 appena scattate. Quindi vediamo quanto ci mettiamo. Quanto ci mettiamo ad asciugarli? Ci metto questi due conditioner spray di Mermaid & Me. Poi un po' di questo Argan Oil della K-Pro. In realtà poi io vorrei riprendere bene tutti i passaggi in un prossimo video proprio specifico, dove vi parlo bene dell'extension, di quelle che ho messo io con la cucitura e gli anellini. Quindi diciamo che questo è giusto un preludio, uno sneak peek. Da poco ho finito di asciugare i capelli, adesso li ho messi un attimo dietro con il mollettone perché sì, insomma, erano inguardabili. Cioè già così sembro una persona normale. E questo sarebbe il risultato se io avessi i capelli lisci, ma ora collegato sopra i miei, cioè praticamente i miei sono tipo a funghetto sopra, sembra proprio un funghetto. Quindi sì, dopo andranno sistemati. Però intanto li lascio così, così intanto si asciugano un pochino, cioè vedete sotto i miei come sono ricettini, tutti un po' così. Detto ciò, adesso continuo a registrare il video che sto registrando oggi appunto della dieta keto, così mi vado anche a preparare il pranzo, visto che si sono fatte, ormai si è fatta l'una, praticamente, come vola il tempo quando si sta bene. Mi sono preparata più o meno, cioè sono uscita con dei capelli veramente pietosi, ho fatto una coda bassa, c'ho sti ciuffi che sembrano, lo so, che abbiano preso il volo perché mi stanno ancora ricrescendo, vedete i baby hair, ora è tipo una semifrangettina, però il problema è che se si sposta troppo mi si vedono appunto poi le tacchette della cucitura, quindi è veramente tutta una situazione un po' così. Comunque, a parte ciò, sono andata alla Metro, che è un posto che vende all'ingrosso per chi ha la partita IVA e ci stanno le cose per i ristoranti, tutte le confezioni maxi eccetera, quindi io vado lì quando devo comprare questi imballaggi qui, vedete, voi prendete il pacco e insomma lo pagate di meno. Singoli questi per insomma un po' più di pop, e ho preso anche il nastro che l'avevo finito, quindi vado a fare i pacchettini così. Poi sono le 3:30, riesco anche magari ad andarli a spedire. Postazione pronta, così mi metto a registrare il video sui correttori, mi metto all'opera anche perché è tardi, ho portato i pacchi a spedire, però c'è stato un problema con un pacchetto, insomma, quindi si sono fatte quasi le 6 e io tra un'ora devo partire per andare in palestra, quindi... Video registrato, in questi giorni sono una macchinetta, tant'è che ne ho registrati addirittura due. Vi giuro, vedete, quando uno è ispirato, va. Comunque alla fine i correttori sono questi, in realtà sono anche un pochino troppo scuri, soprattutto
questo qui che poi vedrete qual è. Quindi si sono fatte le 6:30. La mia amica Giorgia ha detto che ha avuto una giornata difficile oggi al lavoro e di farle il tortino. Anche lei sta facendo la dieta chetogenica, quindi penso riprenderò questo tortino e lo metterò nel What I Eat in a Day Keto Edition che sto registrando. Ciao ragazzi, siamo giunti a domenica 26, sono le 4:42. Stamattina non vi ho ripreso perché mi sono svegliata prestissimo. Alle 7 sono andata a truccare una sposa, all'1 ne avevo un'altra e poi sono tornata a casa. Da poco mi sono fatta una doccia, ho fatto la mia skincare come ovviamente al solito, quindi mi vedete tutta bella lucidina. E ora mi sto per preparare perché stasera abbiamo un battesimo del figlio di mio cugino. Quindi diciamo che stamattina appunto sono andata a lavoro a destra, manca, non ci ho capito niente. Quindi mi sto tipo rilassando un attimino adesso e non mi andava di riprendervi nella caoticità del tutto. Poi quando vai a truccare le spose è sempre molto particolare perché la casa è piena di gente, fotografi, sono nelle foto di chiunque praticamente, poi sfattissima, vabbè ve lo devo dire, non mi sembrava il caso di mettermi anche a vloggare, però ho fatto delle storie nel mio account di lavoro make up, quindi magari vi faccio vedere qualcosina da lì. Tra l'altro se vi va andatemi a seguire, è questo qui, Ila Makeup 22, questo è del make up che ho fatto l'altro giorno su una ragazza per i suoi 18 anni. Qui appunto c'è il prima e il dopo, stamattina, e questa è la prima sposina, eccola qui, e in realtà devo ancora caricare l'altra di sposina. Comunque se volete qualche info su prezzi, costi del make up, mi potete appunto scrivere su questo account. Adesso io mi faccio un leggero make up, anche perché non voglio stare scomoda, che sono veramente cotta. Poi ieri sera sono tornata tardissimo perché ecco, anche ieri mi sono scordata di riprendere, tra l'altro Giulia ha preso la patente e quindi ci ha portati a cena fuori, poi io e lei siamo andate al cinema, siamo tornate alle 2:30, 3, quindi immaginate, io mi sono svegliata alle 6, ho dormito 2 ore forse. Questo è il mio make up, veramente, cioè proprio raga, sapete che vuol dire, basicissimo, un po' di liner, un po' d'ombretto, illuminante, le labbra effetto doll, ok, anche i capelli sono stati sistemati. Ed ora outfit, in realtà il tema sarebbe blu, che per me è tipo il trauma della vita perché sapete che io indosso solo il nero, cioè, ho tutte cose nere, quindi magari metto un jeans, uno stivale e il blazer e una t-shirt. Non lo so, anche perché insomma tanto è una cosa molto così, ormai sappiamo che ci si può vestire tranquillamente alle cerimonie anche un pochino più casual, quindi staremo a vedere. Questo è l'outfit finito, il blu ci sta perché ho messo il jeans, tra l'altro con la cintura addirittura, blazer morbido, questo qui di ASOS che è bello larghino, questo qui è un body a bretelline di Primark credo, il jeans è di Zara, le scarpe ho messo queste così di prima donna. Detto ciò sono pronta, se magari mi smette di sudare il baffetto e possiamo andare. Siamo arrivati, stiamo mangiando, Giorgio, di ciao, Donato, mia madre, mia nonna, di ciao, stiamo aspettando il cibo. Comunque dress code blu, io blu, nero, penso che la dieta farà un leggero fumone. Allora, non sapete con chi mi sono ritrovata questa sera, cioè voi l'avete vista quando era in fasce, lo sai che tu eri appena nata, io ti tenevo qua, ora ti faccio vedere una foto, vedete com'eri piccola, guardate un po' chi c'è, ospite speciale, Camilla, che è la figlia di, come si chiama mamma? Giordana. Cioè raga, guardate quanto è cresciuta. Fai vedere il tuo vestitino. Facci un giro, la scarpetta. Olè. Guardate che capello. Cioè, ma vi rendete conto? Io divento vecchia, questi crescono. Mamma mia. Più lunghi dei miei ce l'hai, eh. La puoi tenere io? La puoi tenere? Sì, attenta. Due mani, riprenditi. Non troppo vicina, se deve vedere la faccia, vedi? Che ci racconti? Allora, raga, non so. Non potete vedere con chi sto? Un ospite speciale. Ah, io!
un ospite speciale, non se l'aspettavano. Aspetta, qua, che non ti vedi, mettiti più lontana, bravissima. Perché qua c'è un ospite specialissimo. Ok. Chi è? Poi fai rullo di tamburi. Sto facendo un video di un blog, un blog. Di un po' un blog. Un blog. Sempre un ospite. Un ospite speciale. Oh, che ospite speciale. Vuoi vedere il fidanzato di zia Ilaria? Però devi dire che è bello, eh. Sei pronta? Aspetta, riprendiamoci. Ecco anche Gabri. Gabri, saluta. Ciao. Chi sei tu? Gabriele, è il figlio di mia cugina. Vuoi vedere il mio fidanzato? Sì. Gli facciamo vedere questo, ok? È bellissimo! No, però devi essere seria. Girati verso la telecamera. Con quale faccia ce lo dici che è bellissimo? È bellissimo! È bellissimo! Grazie, Gabriele. Guarda come fa il balletto, canta, eh? Ti piace? È bellissimo! Hai visto quanto è bello? E lo vuoi vedere con i capelli colorati? Sì. Guarda qua, di che colore ce l'ha? Viola! Bravo! È più bello qua? Sì. E qua mentre mangia? Viola! Hai visto? È troppo carino, vero? Viola! Sì. Ti sembra simpatico? Sì. Te lo faccio conoscere? Sì, quando lo conosco pure io! Mi puoi guardare mentre mi riprendi? Allora, facciamo un confessionale? Siamo il grande fratello? Mamma lo vede ancora grande fratello? No. Come no? E Giulio non può non crescere a pane grande fratello. Vai a fare una ripresa a mamma. Di mamma saluta per il video di zia. Ok. No. Mamma! Mamma! Saluta un video! Dai, saluta per il video! Saluta per il video, mamma! Ma falla riprendere da davanti così si vede niente. Poi no! Di ciao! Sono ciao. Un vlogger! Sì, la vlogger! Brava! Batman! Bru. Chi è il tuo supereroe preferito? Batman! Batman, Superman! Chi è meglio, Batman o Superman? E Batman! Io avrei detto Superman. No, sto scherzando. L'uomo in nero c'ha fascino, vero? Iron Man non ti piace? Sì, sì, ma... È anche poi... il preferito di zia. Gabriel, saluta. Ciao. È il preferito. Chi ti manca? Poi Filippo, saluta. Filippo, girati. Saluta. Saluta. Ciao. Ok. Dai. Era un video. Poi saluta a loro. Salutate. Ciao. Questa è mia sorella. Ma guarda. Saluta. Così. Riprendi piano così si vede. Guarda. Ok. I pesciolini, il battesimo. Quindi ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo vlog. Domani mi metto a montarlo e spero di caricarlo il prima possibile. Quindi avrete visto i miei piercing che nel mentre stanno guarendo, li sto curando. Tutte queste cerimonie, queste cose mi hanno sfinita. In più oggi avete visto anche la mia nuova assistente vlogger. Non so quanto ci metterò a montare il pezzo di tutta la sua ripresa, perché è andata in giro a chiedere a tutti di salutare letteralmente. Comunque abbiamo rivisto anche Camilla almeno nei vlog. Detto ciò, vi mando un bacio grande. Io stacco perché sto lessa cotta. E ci vediamo presto. Ciao!